ragazzi, in questo nuovo video di Inazuma Eleven siamo ritornati. Qui, nello scorso episodio, abbiamo sconfitto una squadra davvero difficilissima da battere, la Umbrella Junior High. L'abbiamo squarciata, cioè proprio letteralmente, che il portiere è tornato a casa senza mani. E ora stiamo andando alla sede del club. Ok, vediamo cosa c'è in serbo per noi. Nel frattempo, nella sede del club, ma ero a due passi dalla sede. Cavolo, mai visto una roba del genere? Con un fumetto così tra le mani, chi ci pensa all'allenamento? Psst. Allora, che mi dici? Chi è che parla? Jack Run. Sì, pare che le voci su di lui e sua sorella ricoverata in ospedale siano vere. Chi c'è? Saranno i ragazzi che tornano. Run! E se riusciamo a sfruttare questo punto debole, farà tutto quello che gli diciamo. Oh no, si stanno avvicinando! Ho già iniziato le pratiche per il suo ingaggio. In questo momento lo stanno aspettando al cancello secondario. Confido in buone notizie. Non posso farmi vedere con questo fumetto in mano, Run. Ehi, ma quel pezzo di carta cos'è? Questo cos'è? Un frammento? Non ci capisco niente. Ma quello è il frammento mancante della tecnica segreta. Come hai fatto a trovarlo? Ah, sì, non è stato facile. Guarda, pensi ancora che Bobby sia sospetto? No, non avrei dovuto pensare male di lui. Lo sapevo, qui sopra c'è scritto Inazuma Eleven, deve essere il pezzo mancante, non ci sono dubbi. Mark, prova a unirlo al frammento che abbiamo trovato in biblioteca. Funziona! Hai ottenuto gli appunti segreti della tecnica trampolino Inazuma. Coincidono? Non l'avrebbe capito nessuno. Hop e poi boom. Madò! Sono istruzioni veramente... Ok. Vai al cancello secondario, pick up. Chest. Melaniamo. Niente di che. Vediamo. Chi c'è qua? Ehi, ma chi è quel tizio? U in nero. Credo che vuol dire uomo in nero. No. Quel tizio mi sa che ha fatto qualcosa ad Axel, forse era l'uomo di prima. Mi sa, poi, è certo. Axel, aspetta, gli è caduto qualcosa. Hai ottenuto il ciondolo promessa. Questo è un ciondolo. Vai all'ospedale. Run. Ah, credo che li dobbiamo sfidare. Però le sfide sono difficilissime su questo telefono. Cioè, non con questo telefono, con questo emulatore al massimo. Devo mettere Axel. Mi sa che non devo fare così. Vai. Cacchio, è una sfida. Però le tecniche, quindi dovrei riuscire a tirare. Però se non riesco. Poi non mi sono nemmeno curato. Menu. Oggetti. Allora, questo è per il PT. Axel, tutta tua.
no, devo dargli quella per per il piede. Oh, così sei bello. Ti prego, Axel. No. Dimmi che non tiri. Bravo. Dimmi che non tiri. Sì, però non volevo che tu facessi un retropassaggio. Raga, sarà difficilissimo. E dai, ma era palesemente mia. Presa. Tiro. Dai, Mark, bloccala. Ok, bravissimo. Ok. No, tirata troppo corta. Beh, perlomeno in Azum Eleven 2 ci sarà il tasto T, quindi sarà più semplice. No. No. Vabbè, raga, è impossibile. Questa l'ho sicuramente persa. Ci rivediamo quando li ho... Ok, raga, ho trovato il modo di vincere nelle sfide. In pratica io farò così e cliccherò il tasto swap, che in pratica invertirà lo schermo di sopra con lo schermo di sotto. Quindi se voi durante le sfide vedrete lo schermo al contrario, cioè così, è perché cioè, se no io non posso vincere, perché questi tasti mi danno troppo fastidio. Però durante le partite rimarranno sempre così. Oh. Finalmente li ho battuti. Ti prego, dimmi che c'è un coso che mi cupo. Sono messo male, come la fame. Vabbè. Quindi mo Axel sta raccontando la storia dell'incidente di sua sorella. Ah, ok. Quindi lui in quel periodo in cui non voleva giocare a calcio era per questo motivo. Ma ora è tutto passato. Ah, quindi la partita è domani e Jack non si è ancora fatto vedere. Aia. Ah, eccolo Jack. No, non puoi scappare. Infatti Jack, non puoi scappartene via così, eh. Hai bisogno di Jack. Mettiamo. Ah, lui non si può mettere. Vabbè, peccato. Jack Wallside viene con te. Ti prego, toglimi Sam. Ti prego, toglimi Sam.
Ok, mi ha tolto tempo. Vai al fiume, va bene, ci ritroviamo quando siamo al fiume. Ok, eccoci arrivati e possiamo vedere Axel che si sta allenando vicino alla statua del fulmine nel salto. Axel, Liz viene con te. Toglimi Todd, toglimi Todd. Hai bisogno di Axel? Eh sì, ma io prima lo volevo mettere 2 secondi fa, mi hai detto che non potevo. E prego, togliami Todd. Ok, mi ha tolto Todd. Oh, il coso per curarsi. Che cos'era quel rumore? Ah. Aspettate, raga. Ecco, per l'appunto di quello che parlavo, cioè di invertire i... Ok. Aia, come ha fatto a pararmi il tiro al volo? Non ti fare scartare da sto ciccio bomb. Perché io parlo? Scusate, raga. Allora, Axel. Tu puoi fare di tutto. Quindi fai gol. Sfondalo. Oh, ma sto coso devo usare... sto qua è un rompi bim plim plon e quindi deve usare per forza una tecnica. Ya, yeah, e questo me lo pari, mo? Questo me lo pari, mo? questo non me lo pari. Ok, eccoci ritornati con lo schermo normale. Cassa. Barretta. Curiamoci per l'ennesima volta. No. Vabbè, questa la taglio. Eccoci. Proseguiamo. Ok, eccoci qui. Con chi dobbiamo parlare? Con lui? Siamo venuti per allenarci nella tecnica segreta del trampolino in Azuma. Come fa lei a sapere che... Oh. In pratica Axel gli ha chiesto come fa lei a sapere del trampolino in Azuma e lui gli ha detto pensiamo ad allenarci perché lui in realtà è... non lo saprete mai. Ma dai Jack, hai fatto far male ad Axel. Questo è sempre il fratello che ha detto che Jack era il più forte di tutta la squadra, eccetera, eccetera. Boom! Ce l'hanno fatta. Hanno imparato ad utilizzare il trampolino in Azuma. No, ma dai! Bobby ha detto a Jack non è un granché essere trattato da trampolino e da trampolino e poi lui mi sa che non vuole più fare il trampolino. Nel frattempo ci troviamo alla Royal Academy. Bobby è andato nella Raymond. Quindi Bobby era prima della Royal Academy, suppongo. E così arrivò il giorno della partita.
Oggi c'è la partita contro la Wild, metticela tutta. Ok ragazzi, direi che per questo video ci possiamo fermare qui. Mi dispiace di non farvi vedere la partita contro la Wild in questo episodio, ma verrebbe una cosa esageratamente lunga. Quindi, già questo video è di 15 minuti solo per parlare del trampolino in Azuma, quindi direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video, io sono The Gazillimer, e ciao ragazzi!